eccoci! Parliamo di? Sauté di cozze. Come sauté? Come sauté? Termine sauté, però sauté di cozze, cozze. Cozze in Italia ci sono tantissime, no? Bisogna stare attento quando si mangiano, capire se sono fresche, se sono chiuse, poi ci sono le bolline di provenienza, se sono allevamento, di allevamento o meno. Però noi dobbiamo sempre vedere, anche se sono quelli di allevamento, bisogna stare molto attenti, perché quando sono chiuse bisogna buttarle via. Allora, olio d'oliva. Cozze. Sì, le cozze. Le cozze, a proposito, in Italia ne stanno tante, Tante. Ecco, una volta fatta questa operazione, bisogna mettere il coperchio, il rame, che vedi sono coperchi un po' particolari. Il calore e il vapore fanno in modo sì che le cozze si aprano. Però attenzione, che la cosa più importante è il sughetto dell'acqua delle cozze con l'olio extravergine d'oliva, che fanno emulsione, fanno come una cremina, e sono attimi, e sono la cosa migliore. Se avevi sai, il peperoncino. Che te lo sei dimenticato? No, è da mettere dopo che abbiamo messo dopo? Alla pepata delle cozze? No, è un'altra cosa. Allora, fammi vedere. Ecco, guarda, sono già pronte. Noi però abbiamo fatto una piccola correzione, vero? Sì. Allora, noi prendiamo delle fettine di ananas, così, invece di mettere il limone, che molti addirittura mettono limone anche sulle cozze cotte, e facciamo tutti questi piccoli dadini che non devono disturbare e non eccedere, perché, ecco, tutta una mirepoix sarebbe questi piccoli dadini, così. Pronte. Pronti, via. Sì. Apriamo. Ecco, non buttare via l'acqua, no, eh. No, l'acqua va filtrata. No, l'acqua io non la filtrerei, però se lo dici tu. Allora, prendiamo un piatto. Allora, scusa, apriamo le cozze, vieni qua. No, però le vorrei togliere tutte. Tutte? Eh? Sì, sì. Guarda, è chiaro che si mangiano con tutto il guscio, però facciamo un'operazione che magari i nostri amici ospiti a casa le possono aprire rapidamente e non si possono sporcare le mani, perché delle volte potrebbe dare anche fastidio, molta gente va lì con il coltello, la forchetta, non apprezza neanche gustare il sughettino, che è la cosa principale. Non mi mettere il guscio, ecco, basta così, basta, ecco. Eccole, guardate. Allora, mi dai un'altra padellina, mettiamo un po' di olio, dammi il sughetto, me lo filtri qui, aspetta che faccio sì. L'aglio, eccolo qua, l'aglio, metto un po' di peperoncino piccolo, fammi tostare su un'altra padellina per cortesia, il pane, lo fai tostare? Sì. Tostare? Con l'olio? Sì, con filo d'olio, sì. Allora, noi adesso andiamo a preparare la salsina, che è la cosa principale. Mi raccomando, facciamo saltare su, vedi, un po' di ananas così, che non perde il calore quando lo inseriamo. Mettiamo giù l'acqua delle cozze, guardate così. Eccolo qui. Mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Tanto io però il pane. Via, il pane tostato, grazie. Guarda. Togliamo il peperoncino, togliamo l'aglio, che abbiamo dato il profumo. L'aglio in camicia, che ha meno effetto. Guardate, si deve stabilire come una piccola cremina, guardate, vedete? E allora lo dobbiamo far ridurre, perché metterla sulla zuppa crea questa sensazione di agro dolce, bellissimo, con le cozze che sono, non sono le cozze normali, no? La cozza è un elemento molto molto particolare. Ecco, io vado a inserirlo qui sopra. Ecco, fammi vedere, scusa. Noi ci mettiamo. Mi dai un po' di verde? Prezzemolo trito, ma sto prezzemolo trito lo mettiamo dappertutto, eh? Cioè, proprio, voi fate. Vai, ecco.
Operatore a me! Dammi il campanello! Via il campanello! Operatore a me! Ecco la zuppa! No! Sauté di cozze! Sauté di cozze! Un po' rivisitata, ma sempre sauté di cozze. Ciao! Sauté di cozze. Eliminare le barbine alle cozze, spazzolarle e risciacquarle. In una padella far scaldare l'olio con il peperoncino e gli spicchi d'aglio. Quando l'aglio avrà preso colore, eliminarlo, togliere dall'olio anche il peperoncino e unire le cozze. Coprire il recipiente agitandolo per far aprire tutti i frutti di mare. Spegnere il fuoco, mettere da parte le cozze nel piatto di portata, filtrare il sughetto attraverso un colino fitto, rimetterlo nella padella e farlo scaldare per qualche minuto. Versare il liquido sulle cozze, spolverare di prezzemolo tritato e accompagnare con pane tostato. Il tocco di Visciani? Una brunoise di ananas, origano fresco e mollica di pane fritta.